Benvenuti a Termo Idraulica RV, io sono Chiara. Oggi parliamo del gasatore SodaStream Iterra. Iterra è il gasatore SodaStream elettrico. Insieme a questo nuovo gasatore in dotazione c'è la comoda bottiglia in PET da 1 litro, lavabile in lavastoviglie, e la bombola di CO2 con attacco ad innesto rapido SodaStream. Con la bombola CO2 da 425 grammi si possono fare dai 60 agli 80 litri di acqua frizzante. Ecco cosa troviamo all'interno della confezione del gasatore: la bottiglia in PET da 1 litro, lavabile in lavastoviglie, la ricarica SodaStream con attacco ad innesto rapido e la novità, la componente elettrica, il trasformatore con le varie tipologie di prese da utilizzare a seconda del paese in cui verrà acquistato il SodaStream. Nel nostro caso specifico andremo ad utilizzare questa presa. Ora vediamo come collegare il trasformatore e la componente elettrica al gasatore e creare la nostra prima acqua frizzante. Primo step: una volta scelta la nostra presa, la andiamo a collegare al trasformatore. Quindi inseriamo la presa, si sente questo click e il trasformatore è pronto per essere collegato al macchinario. Abbiamo appoggiato il nostro SodaStream in maniera tale da poter vedere dove agganciare la componente elettrica. Prendiamo il jack del trasformatore, lo applichiamo nell'apposita sezione, facciamo passare il filo all'interno della scanalatura, poi appoggiamo il SodaStream e lo capovolgiamo. Il gasatore ora è pronto per essere agganciato alla corrente elettrica. Attacchiamo il trasformatore alla nostra presa elettrica. Eccoci qua, siamo pronti. Il nostro gasatore ora è pronto per l'acqua frizzante. Ok, ora siamo pronti per poter utilizzare il nostro CO2 all'interno dell'Iterra. Mi raccomando, la bottiglia e la ricarica giusta è questa con l'attacco ad innesto rapido che troviamo appunto in dotazione. Non si possono utilizzare le ricariche SodaStream con l'etichetta color azzurra perché ha un attacco Acme a vite che non è compatibile. Apriamo il vano posteriore dell'Iterra, eccolo qua. Come potete notare c'è subito la leva, la solleviamo, inseriamo la nostra bombola con l'attacco innesto rapido, tiriamo in giù la leva e chiudiamo lo sportello posteriore fino a sentire questo rumore. Riempiamo la nostra bottiglia con acqua fredda fino al livello che è segnalato appunto sulla bottiglia. Abbiamo riempito la bottiglia dell'acqua fino al livello consigliato. Andiamo a tirare fuori la leva per poter agganciare la nostra bottiglia in questo modo. Anche qui abbiamo il comodo aggancio innesto rapido. Non ci resta che decidere il grado di frizzantezza della nostra acqua: poco frizzante, leggermente frizzante e molto frizzante. Ora noi faremo un'acqua molto frizzante. Il pulsante inizia a lampeggiare, significa che sta gasando la nostra acqua, come potete sentire anche. E adesso che la luce è diventata fissa, l'acqua è pronta. Sfiliamo la bottiglia, ma ricordiamoci di fare questo passaggio prima, di tirarla verso l'esterno, far sfiatare un po' il CO2 e togliere la nostra bottiglia che, come vedete, ha una gasatura bella frizzante come abbiamo richiesto. Ultima novità, presto disponibile per l'acquisto con tutta la linea SodaStream sul nostro store www.termoidraulicarv.com: i concentrati SodaStream. Con questi possiamo fare Coca-Cola, aranciata, la bevanda diciamo che più ci piace. L'importante è utilizzare il concentrato dopo aver reso frizzante l'acqua, quindi mai all'interno del macchinario ma sempre dopo, dentro la bottiglia. Vediamo come. Quindi apriamo in questo caso il nostro concentrato di Pepsi, abbiamo il livello all'interno del nostro pratico dosatore, ne mettiamo fino ad arrivare a 1 litro perché questa è la bottiglia da 1 litro, lo inseriamo all'interno appunto della nostra acqua frizzante e, come vedete,
La nostra Pepsi è pronta. Con questa tipologia di concentrati possiamo fare ben 9 litri di bevanda frizzante. E la cosa bella è che possiamo utilizzare il concentrato o all'interno della bottiglia, ma anche nel nostro bicchiere. Una volta aperto lo riponiamo in frigo e può essere utilizzato nei giorni seguenti. Spero che questo video vi sia d'aiuto per poter utilizzare il vostro iTerra. Trovate tutta la gamma SodaStream sul nostro sito www.termoidraulicarv.com. Contattateci per qualsiasi informazione. Io sono Chiara, grazie e al prossimo video. Ciao!